Ciao bambini, benvenuti alla seconda lezione del verbo. In questa lezione impareremo quali sono le persone del verbo, dette anche pronomi personali, e approfondiremo il modo indicativo, modo che studieremo quest'anno. Andiamo a vedere i pronomi personali. I pronomi personali sono parole che si usano al posto di un nome di persona, di animale o di cosa, per evitare ripetizioni. I pronomi personali si possono chiamare anche persone del verbo. Le persone, gli animali e le cose che compiono l'azione espressa da un verbo possono essere indicati con un nome comune, un nome proprio, un pronome personale. Un nome comune. Il cuoco cucina. Chi è che compie l'azione? Il cuoco, quindi nome comune. Un nome proprio. Giorgia scrive. Chi è che compie l'azione? Giorgia. Quindi è un nome proprio. Un pronome personale. Egli corre. Chi è che compie l'azione? Egli. Quindi un pronome personale. La domanda che ci dobbiamo porre è: chi compie l'azione? Facciamo alcuni esempi. Se io dico canta, chi canta? Io. Tu, egli, lui, lei. Egli canta, lui canta, lei canta. Se io dico guardi, chi guarda? Noi, tu, voi. Tu guardi. Se io dico leggiamo, chi? Essi, loro, noi, voi. Noi leggiamo. Se io dico vedono, chi? Io, egli, lui, lei, essi. Essi vedono. Ricapitoliamo. Chi compie l'azione? Cucinate. Chi? Voi cucinate. Mangio. Chi? Io mangio. Studi. Chi? Tu studi. Le persone che possono compiere un'azione sono tre. Persone singolari, tre persone plurali. Vediamo quali sono. Le persone singolari. Io, tu, egli, lui, lei, esso, essa. Io, prima persona singolare. Tu, seconda persona singolare. Egli, lui, lei, esso, essa, terza persona singolare. Le persone plurali. Noi, voi, essi, loro. Noi, prima persona plurale. Voi, seconda persona plurale. Essi, loro, terza persona plurale. Guardiamoli insieme e leggiamo ad alta voce. Io, tu, egli, lui, lei, esso, essa, noi, voi, essi, loro. Io, prima persona singolare. Tu. Seconda persona singolare. Egli, lui, lei, esso, essa. Terza persona singolare. Noi, prima persona plurale. Voi, seconda persona plurale. Essi, loro, terza persona plurale. Ricorda, se la persona che compie l'azione è una soltanto, e cioè singolare, il verbo è singolare. Esempio, io gioco. Se le persone che compiono l'azione sono più di una, e cioè la persona è plurale, anche il verbo è plurale. Noi giochiamo. Il verbo può anche darci informazioni che riguardano il modo in cui si svolge un'azione, il modo indicativo. Che cos'è? È il modo più usato di un verbo? È il modo della realtà, perché si usa per raccontare e descrivere situazioni reali, certe. Che cosa indica? Indicazioni che sono avvenute nel passato, che sono avvenute nel presente e sono avvenute nel futuro. Il modo indicativo indica sempre la persona che compie l'azione, quindi io, tu, egli, noi, voi, essi. Il numero di chi compie l'azione, quindi singolare, io, tu, egli, plurale, noi, voi, essi.
Il tempo in cui l'azione si compie è stata compiuta o si compirà, quindi il presente, il passato, il futuro. E che alcuni esempi. Io canto una canzone. Io, prima persona singolare. Canto, tempo presente. Tu abbracciavi il tuo amico. Tu, seconda persona singolare. Abbracciavi, tempo passato. Noi andremo in gita. Noi, prima persona plurale. Andremo, tempo futuro. Ecco bambina, abbiamo concluso la nostra seconda lezione sul verbo. Spero sia tutto chiaro, non mi resta che augurarvi buon lavoro dalla vostra maestra Angela. Ciao!